mi sembrava importante come appuntamento, e quindi c'è anche questa cosa che intendevo proprio, diciamo così, portare a conoscenza di tutti. Sinteticamente, perché c'è pochissimo tempo, l'intervento di Francesca è stato bellissimo, perché tra le altre cose può essere integrato, più che integrato, può far parte integrante di questa cosa, che è stato un progetto sviluppato insieme a Matteo Parigi, non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto, comunque di Torino, e si chiama Uovo di Colombo. Ma Uovo di Colombo perché? Noi, volenti o nolenti, siamo all'interno di un sistema. Questo sistema è un sistema basato sulle leggi, legislativo, economico, che ci mette nelle condizioni di dover sottostare a determinate forme. Quindi adesso questo sistema è in crisi, è evidente, e sta implodendo. Per quale motivo? Per un problema di debito. Questo tutti noi lo sappiamo. E quindi noi non possiamo chiamarci esterni all'ambito sociale nel quale siamo. Cioè, noi abbiamo la Repubblica Italiana, abbiamo i Carabinieri, abbiamo la Guardia di Finanza, abbiamo tutta una serie di situazioni che ci contornano e all'interno delle quali dobbiamo bene o male vivere. Però questo progetto, che adesso non posso spiegarvi in termini completi perché è abbastanza complesso, tende a trasferire tutto il sistema così com'è, da come è concepito adesso, ad un sistema completamente nuovo, uguale a questo, ma che attraverso delle particolari condizioni che andiamo poi a vedere nei dettagli nel momento in cui andremo a approfondire il tutto, riuscirà a evitare che il nuovo sistema sia oberato da tutti i debiti che sono stati contratti da questo Stato nel quale viviamo. Cioè, tutti sanno che l'economia va in un certo modo, la moneta è stata escogitata in un certo modo, parlo dell'euro. Maastricht, Lisbona sono stati dei trattati che bene o male hanno tolto tutta una serie di condizioni che ci permettevano di avere un'autonomia sotto un profilo, diciamo così, regionale, nel senso come nazione. Adesso purtroppo, è giusto una notizia di qualche giorno fa, l'Europa ci impone, tramite una legge sovranazionale, di coltivare mais OGM. E noi non possiamo fare più nulla. Ma perché non possiamo fare più nulla? Tutta questa cosa parte, voi lo sapete benissimo perché se siete di tempo di cambiare avete sviscerato moltissimo il problema, tutta questa cosa parte dalla considerazione che Italo ha fatto sul podcast 8. Attraverso quella situazione noi possiamo creare un'emorragia dal sistema nel quale siamo al sistema libero. Detto così, appunto, è una sorta di uovo di Colombo. Naturalmente, per realizzare questo ci sono dei passi molto complessi che passano attraverso le banche, che passano attraverso l'informazione, e soprattutto ci sono tre gangli fondamentali, perché noi viviamo in un ambito nella quale c'è una legislazione insieme alla quale va di pari passo con l'energia e la moneta. Adesso vi faccio un esempio molto, diciamo così, terra terra. Voi pensate, se domani mattina noi chiudessimo la frontiera dell'Italia, che problemi avremmo? Cioè, nel senso, se ci ritirassimo dall'euro. Avremmo principalmente due problemi fondamentali. Uno è l'energia. Approvvigionamento energetico. Assolutamente. Anche perché avremmo una valuta che probabilmente non sarebbe valutata in un certo modo, pertanto avremmo bisogno di quantità di denaro incredibili per approvvigionarlo. Secondo, avremo problemi di approvvigionamento di materie prime, ma questo non è uno svantaggio, è un vantaggio, perché le materie prime, noi siamo la nazione nel mondo che tutti invidiano i nostri prodotti, e quindi siamo dei trasformatori di materie prime, quello non è un problema. Ecco perché volevo conoscere e parlare direttamente con Mario e con te,
perché il discorso di questo uovo di colonna, di questo passaggio nel nuovo sistema, è fondamentale che venga effettuato parallelamente perché le masse non patiscano. Perché la prima cosa che fa il sistema nel momento in cui andiamo contro un sistema è quello di toglierci l'ossigeno. E in che senso ci tolgono l'ossigeno? La prima cosa che tolgono è energia, petrolio, queste cose. Pertanto io che abito al sesto piano in condominio non posso neanche più andare in bagno perché non ho l'acqua da corrente, perché non c'è l'autoclave che me la mette in pressione. Quindi noi siamo veramente appesi per quella cosa là, per le cosiddette. Ecco, benissimo. E per evitare che questa situazione, tra l'altro c'è anche un progetto che io ho passato a Matteo, soltanto che andiamo un po' a ridendo per riuscire a realizzare queste cose. Abbiamo sviluppato un progetto con una stufa pirolitica che è in grado di bruciare le biomasse, trasformando, tra l'altro non so se voi conoscete la pirolisi, comunque sì, ecco, sì. È un tipo di combustione che non crea praticamente gas, soprattutto il CO2, perché viene condensato all'interno dell'apparato che sta bruciando, del combustibile in sostanza, che diventa a sua volta carbone, perché è una combustione fatta praticamente in assenza di ossigeno. Ed è una stufa semplicissima, perché c'è un'università che è di Udine che questa tecnologia l'ha trasportata praticamente nei paesi dell'Africa per evitare la mortalità infantile nelle case, perché non emettendo gas i bambini non muoiono più, ed era una delle mortalità più elevate in percentuale anche rispetto all'AIDS. Voi pensate che tipo di cosa. E addirittura questa stufa, che è composta da tre pezzi, numero tre pezzi, cioè una cosa impressionante, è senza ossigeno, perché uno dice, caspita, ma come fai a bruciare senza ossigeno? La fiamma ha bisogno di ossigeno. Tre pezzi e fai questa cosa. Attraverso voi pensate che i contadini spendono qualcosa come 40 euro per smaltire una tonnellata di biomasse. Le coltivazioni producono tantissime biomasse e devono pagare per smaltirle. Mentre con questo sistema, che non è complicato, si può avere sia acqua calda per riscaldare e anche energia elettrica attraverso il recupero di queste biomasse, che peraltro producono un biocair, ed è tutta roba documentabile che se vuoi ti passo, così puoi darmi un'occhiata, ci sono i progetti, c'è tutto, ed è una cosa che si può realizzare soprattutto per le campagne, in maniera tale che già una parte si può, diciamo così, liberare da questo capestro, diciamo, no? Attraverso un'autonomia, è un po' quello che abbiamo detto da te, Riccardo, sì, che però tu giustamente già elimini tutto perché lei è una cosa perfetta, non abbiamo. Però la maggioranza delle produzioni agricole naturalmente producono queste cose perché questo potrebbe essere già uno step, però è fondamentale quello che voi avete combinato con Cash, perché mi sembra di aver visto nella risposta 7 o 8, adesso non mi ricordo, che dovrebbe esserci in programma questa, cioè per chi è interessato, agli stati interessati. Voi pensate che se noi effettuiamo questo passaggio come nuovo stato della Repubblica Italiana, ma Repubblica Italiana intesa come nostra pubblica, non come un stato privato, di diritto privato, non Republic of Italy, esattamente, noi possiamo già acquisire questa cosa e svilupparla. E volevo parlare con Riccardo perché lei, essendo un'associazione Onlus, volevo addirittura cambiare il luogo del capitale d'Italia. Scusate l'ambizione, ma se non sogniamo, ragazzi, se ci castriamo anche i sogni, non andiamo più da nessuna parte. Poi, tra l'altro, i sogni sono la realtà del futuro, secondo me. Una volta la capitale d'Italia era Torino. Era Torino. No, ma come no? E fare che cosa? Aprire una sede, e qui, diciamo così, mi interpongo anche nel progetto di Filippo, giusto? Sì, Filippo. Allora, in che senso fare questo discorso? Spostare là una sede? Mi sembra che chi segue i podcast di Italo siano 3.000, 7.000, non mi ricordo quanti sono. 7.000. 7.000 persone. Mm-hmm. Che sono 7.000 persone che lo fanno, cioè, spontaneamente. Perché sono comunque delle persone che, insomma, tra virgolette, siamo un po' tutti risvegliati, no? E procediamo in un certo senso. Quindi, a mio avviso, autotassare 10 euro al mese non è un sacrificio per nessuno, ma se noi facciamo veicolare tutto in questa sede Onlus,
che nasce perché noi dobbiamo stare attenti a essere dei camaleonti, cioè mimetizzarci nel sistema fin tanto che la cosa non si concretizza, perché altrimenti appena alzi la testa te la massacra. Quindi noi dobbiamo essere, come una famosissima frase che tutti conosciamo, candidi come colombe ma prudenti come serpenti, perché altrimenti... Ecco. Allora, questa associazione Onlus dovrebbe nascere, poi appunto tutte queste facoltà che noi abbiamo di tempo di cambiare, ognuno può portare la sua idea innovativa per fare in modo che questa cosa possa nascere nel miglior modo possibile. Io pensavo di farla nascere come energie alternative, però quelle autorizzate, in maniera tale che nessuno alzi subito l'antenna, cioè autorizzate eoliche, nasca così una sede con 7.000 persone al mese, sono 70.000 euro al mese. Questa cosa non deve essere a scopo di lucro, non deve essere a scopo di lucro, secondo me. Però poi possiamo discutere, non è un problema, siamo qui appunto perché, cioè, ognuno può esprimere il suo punto di vista, è il migliore, poi sarà quello che sarà scelto. Non a scopo di lucro, in che senso? Tutti questi soldi serviranno giustamente per pagare la sede. E poi la cosa fondamentale, come diceva Filippo, è l'informazione, che peraltro volevo anche interfacciarmi con Marco, ci siamo già interfacciati, e volevo approfondire il discorso con lui, perché in quel famoso piano che noi abbiamo, che adesso non ho tempo di approfondire, però ad un determinato step, ovviamente è fondamentale che ci sia l'informazione alla massa. Se uno vuole accedere, accede, se uno non vuole accedere, non accede. Libero arbitrio. Però deve essere cosciente, devono essere coscienti le persone degli obbrobri a cui ci hanno sottoposto tutti questi, che poi noi conosciamo benissimo, l'intero ce l'ha descritto perfettamente. Sì, sì. Ok. Attraverso questa situazione qua, Onlus, in maniera tale che non ci attiriamo niente, perché comunque sapete anche voi che lei ha subito tirato via le zanzare, non sono più arrivati le guardie di finanza, quelli del comune, niente. Da quando è diventata associazione Onlus, lei può fare quello che vuole. Beh, insomma, sì. Mica troppo. No, ma nel però... senso... sì, ma nel però, senso che però, insomma, non ti perseguitano, questo è che voglio dire. Meno seccatori. Esattamente così, qua sono già venuti 2-3 volte ed è un Onlus. Non è proprio così tanto. E infatti, ecco, sarebbe poi interessante, non è proprio, però devo dire che ti tormentano di meno. Ah, insomma, guarda, io ho avuto l'azienda agricola per quasi 20 anni. Sì, scusa, è stato un disastro. 40.000 euro di multa dovevo pagare. Mica uno scherzo. E con questa cosa dell'Onlus io me la sono cavata. Però, come ho detto anche a lui, non è che sia rose e fiori, giustamente. Ok, quindi una volta messe a fuoco, perché io sono molto attento a tutte le parti legislative, mi occupo proprio di questo aspetto, non perché abbia delle competenze specifiche, ma perché comunque nel mio iter di lavoro ho avuto spesso a che fare con situazioni anche piuttosto critiche e ho cercato di, diciamo così, però non... Il mio scopo principale nella mia attività è quello di salvaguardare le persone che tutelo, in sostanza con la mia presenza e con la mia professionalità. Poi uno può sbagliare, per carità, però voglio dire, la prima cosa è muoverci con i piedi di piombo. Però è anche molto importante avere una sede autofinanziata con delle cose piuttosto irrisorie da parte di tutti i componenti, perché anche se siamo 3.000 saranno 30.000 euro al mese. E tutta quella che è la contabilità dovrà essere tra tutti i movimenti che si fanno, tutto estremamente trasparente, tutto il conto corrente accessibile a tutti. Per esempio, tranquillo, conto corrente Unicredit, uno una volta che è può andare a controllare e può vedere dove sono usciti, dove sono finiti, tutto. E questo ha lo scopo di creare inizialmente un punto di riferimento in Italia che possa comunque essere anche il luogo da dove si iniziano a divulgare le cose, attraverso che cosa? Io pensavo che una delle cose più importanti in assoluto sono i giovani. I giovani si entusiasmano, i giovani capiscono, i giovani si mettono in discussione, i giovani sono il futuro, non c'è niente da fare.
E quindi pensavo di mettere in atto, anche questo era un progetto con però ne parliamo, sono già passate 3 settimane e non siamo ancora neanche riusciti a incontrarci, figurati. Quindi fare del volantinaggio fuori dall'università, ma su che cosa? Ecco qui lo scopo dell'ONG, no? Di fare questa associazione in maniera tale, allora Keshe non ha forse dei brevetti, io ne ho scaricati, ne ho sul computer, dei brevetti che si possono scaricare in lingua inglese, che però se tu chiami degli ingegneri, volevo andare al Politecnico, questo che c'è lì a 2 passi, a fare. Allora, per il discorso brevetto, si sta già lavorando su questa cosa. Sì, sì. Nel senso che alla realizzazione fisica. Alla realizzazione. Però, ti spiego, c'è questa problematica effettivamente che doveva essere esposta anche oggi. Flavio mi ha chiamato prima, non è potuto venire. Perché lui dice, ok, sono stati fatti i disegni in 3D per questo reattore, no? È già presentati anche a Keshe questi disegni, e lui addirittura ha detto che la cosa è molto più semplice di quello che noi pensiamo, però giustamente Flavio mi dice, servono degli incontri, servono dei viaggi in Bruxelles, chi mi sostiene queste spese? Perché io sono a casa, non ho niente. 70.000 euro. Infatti questo discorso andava affrontato perché lui dice, ci sono delle spese da affrontare per il contatto con Keshe. Una persona che magari ci sta su tutto il giorno, che lavora i disegni, che poi fa i test, cioè dei ragazzi, degli ingegneri. Lui dice, non è giusto che ci mettiamo del nostro e basta, cioè. No, ma secondo me con questi 10 euro risolviamo un po' tutto il problema. Perché. Ma ci sono dei fronti di lavoro, che uno dei quali, per esempio, è questo, che si decide di affrontare, chi se ne occupa per la sua competenza va in qualche modo retribuito, almeno le spese, no? Certamente. Le spese, cioè esatto, non ci deve mettere, se io vado a Bruxelles non devo rimettercelo io. Le spese è anche il tempo, scusate, sì, perché se, cioè, professionalmente magari lui fa certo. Prende 50 euro all'ora, e se non dico 50 euro all'ora, ma perché ce l'ha, ma però, sì, è un avvocatino, sì. C'era l'idea di cercare dei finanziatori, però sappiamo benissimo che nel momento in cui cerchi dei finanziatori vogliono profitto. Noi invece vogliamo creare quella famosa macchia d'olio che rompe le palle al sistema attuale, cioè che ci vuole staccare. Infatti questo è proprio il progetto, cioè non so se voi avete letto Hammer, il medico, sì. Hammer, ecco, sì. È un tumore germanico, cioè è la soluzione del nostro problema. Noi diventiamo un tumore nell'organismo Stato Italia che si trasforma in un nuovo Stato Italia attraverso c'è il progetto naturalmente su questo, ma non abbiamo tempo per spiegarlo, però ho bisogno assolutamente, ne parlavo con Mario e ne parlavo con Gervais, di poter conoscere per lavorare poi per equipe, visto che noi ormai siamo una risorsa. Allora da questo punto di vista posso darvi anche, cioè, è già stata sul forum, c'è anche un altro fronte molto interessante che è quello medico, che riguarda la tecnologia Keshe, che fa parte ovviamente di una sovranità, perché sapete quanto pesa il sistema Big Pharma su ognuno di noi. Ci sono 7 medici di tutta Italia che andranno da Keshe per incontrarlo personalmente il 7 di novembre, e hanno chiesto a me tra l'altro di andare a filmarli, io non posso in quei giorni, a parte avrei dovuto farlo a mie spese, l'avrei anche fatto, non è che sia il problema, però non posso in quei giorni. Comunque verrà seguita anche questa parte, è molto interessante che dall'Italia ci sia un'altra mission, diciamo, che è partita così e che tratta questo settore, che avrà credo degli sviluppi, perché io ho visto le mail, la segretaria di Keshe è stata molto disponibile nei loro confronti e veramente sono stati molto accoglienti, quindi sembra che l'Italia in qualche modo possa avere un ruolo su più fronti. Che bellezza, questa è una ottima notizia, una bellissima notizia. E tra l'altro mentre tu parlavi mi è venuta in mente una cosa che tu adesso però purtroppo mi è già sfuggito il filo. Comunque niente, ciò che per me è importante a questo punto è creare queste equipe di lavoro in maniera tale che ognuno si occupi
di un ambito specifico di questo progetto e poi poterlo unire come un puzzle. Sì, certo. In maniera tale che attraverso questa formazione onlus, anonima, dell'energia che non mangia e non beve, però riceve quindi insomma noi non facciamo del male a nessuno. Lui deve andare di là, si prende i suoi soldini, lui deve fare un intervento di un certo tipo, prende il rimborso spese, lui idem e così via. Ma abbiamo uno zoccolo duro, senza intervenire di tasca nostra, anzi intervenendo, ma è una cosa minima. E penso che tutti quelli di Tempo di Cambiare questo tipo di iniziativa possano condividerla. Soprattutto se insomma dei membri come Gervais, come Nonno Mario, cioè, mettono del suo nel divulgare questa cosa. Forse non tutti, ci sarà sicuramente di discutere, perché anche i famosi 35 euro di Ava non è stata una discussione per alcune persone. Sì, ma però, vabbè, chi non vuole farlo non lo fa, insomma. Libero arbitrio, però. Si può mettere 10 euro, 20 euro, cioè è libera la cosa. Però al di là di questo, ecco, io volevo però farmi una figura fondamentale. Tutto si basa sul podcast 8 di Vito. E quindi noi in quel progetto siamo tutti chiamati soggetto per soggetto a diventare individui sovrani, che non riconoscono più, attenzione, perché questo è un passo delicatissimo, questo ve lo premetto, perché altrimenti possiamo andare incontro cioè noi non è che vogliamo sovvertire il sistema. Se io sono un delinquente, non è che non voglio più che vengano a perseguire le mie mancanze penali o civili. Io traslo tutta la mia situazione di là, uguale, precisa, identica a quella attuale, semplicemente codice fiscale, non si chiamerà più codice fiscale, ma codice sovrano, tanto per farvi un esempio. Sì, sì. E rimane tutto così, anche perché lo Stato deve avere i suoi gangli operativi, le banche devono essere strutturate in un certo modo, la polizia, i carabinieri, la finanza, eccetera, devono assecondare, e per questo progetto è importante un cavallo di Troia. E se voi pensate, i troiani sono stati 20 anni davanti a Sparta, sono stati fuori però. Lì facevano tutto quello che è, però sono stati fuori. Poi hanno avuto l'idea geniale del cavallo di Troia. E noi dobbiamo fare la stessa cosa. Il sistema, dobbiamo accettarlo per com'è, perché stiamo vivendo dentro il sistema, non è che possiamo dire, cambiamo. Però dobbiamo cambiare in quel modo là quando siamo dentro, e poi ci interfacciamo per operare questo cambiamento in quel modo, che trovo che sia una soluzione proprio veramente eccezionale. Dici, io utilizzo il sistema attuale da diplomatico. Sì, anche perché la corte sovrana, come diceva Italo, in un'altra delle sue cose, cioè se mi faccio rappresentare da lui, che lui però non è me, lui non può essere incriminato per quello che faccio io. Quindi, passando e traslando questa cosa sotto questo profilo, io disconosco tutti i debiti che hanno contratto in maniera illecita senza la mia approvazione come essere sovrano. Pertanto io disconosco qualsiasi cosa, e quindi il sistema non implode più, perché il nostro problema sono i debiti. Non solo, ma ci riappropriamo della nostra moneta sovrana attraverso innanzitutto il progetto moneta.it, per incominciare da un discorso di locale, no? In modo tale che ogni locale, ogni area abbia un suo punto di riferimento transitorio, e poi nel momento in cui la zecca incomincerà nuovamente a stampare, ecco che quelle monete che sono state girate in quel modo lì saranno riconvertite nella moneta nostra, sovrana dello Stato, nel nuovo Stato, NSRI, comunque vabbè, queste sono strumenti pertinenti, in maniera tale che si ripristini il sistema così come lo conosciamo, così come lo stiamo vivendo. Allora, nel momento in cui voi dite anche ad una persona, massa, prima si parla delle masse che si spostano, no? Una persona che fa parte, diciamo, della non decisionalità del numero che compone la cittadinanza italiana, se desidera o meno, perché poi tra l'altro il progetto prevede anche, secondo quella che è una teoria che è stata letta diverse volte in rete, del Saint Germain. Sì, sì, fondo fiduciario. Fondo non l'abbiamo mai visto, però fondo ce lo facciamo noi, scusate. Quindi le banche a quel punto, nel momento in cui certe cose verranno attuate in un determinato modo,
proprio grazie a questa struttura che poi sarà girata in un determinato modo anche quella, non saranno più private. E qui veniamo incontro al discorso suo, diventeranno nazionali. Però per fare questo abbiamo bisogno della Guardia di Finanza, perché devono andare a sequestrare il... Adesso scusate, non vorrei che poi queste cose... Cosa succede? Sto tardi, io tra un po' vado via, quindi... Scusate, come vi dicevo non potevo esprimere tutto quello che è, quindi magari ci aggiorniamo un altro momento. Io lascio la documentazione al nonno Mario e poi attraverso magari lui... Comunque, allora, abbiamo intuito che si tratta di qualche cosa su cui molto... Viaggio su tre binari, energia, economia, quindi moneta e legislazione, tutte e tre insieme. Sì, 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 assolutamente. È molto concreto e si può iniziare anche da subito, cioè non da subito, ma rapidamente. Sì, 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 immediatamente. Quindi è una cosa per tenere... Allora la documentazione... Io mi interfaccio con Mario. Teniamo noi... Assolutamente. Facciamo una teleconferenza... Sì, magari una conferenza Skype, sì. Perché no? Io mi sono iscritto a Skype, ma non la piattaforma, ho bisogno dei vostri indirizzi Skype, sì, anch'io mi sono iscritto. Ciao, io sì. Ciao Mauro, hai già un testo? Hai messo giù un testo? Sì, ho messo giù l'idea che ho già passato lei e la sto sviluppando con degli scritti che devono essere integrati all'idea. Mandami il... Sì, ce l'ho tranquillamente, anzi ci forse potrei anche girare da subito, devo guardare se qua c'è. Ah, perché tu non vieni più qua? Hai stati al termine, non ti fa possibile? Io sono a Torino. È un bel pezzo. Oggi non potevo mancare perché mi sembrava una No, no, anzi ti ringraziamo della presenza. Sei assunto da subito nell'arcipelago. Poi ringrazio. Nell'arcipelago può sentire detto chiunque vogliamo. Perfetto, però a questo punto io tutte le volte che potrò, naturalmente. No, beh, adesso ci serviamo di questi mezzi tecnologici, caspita. Come diceva giustamente Filippo, magari. No, nel senso che questi incontri di persona che possono anche avvenire abbastanza di rado, sono quelli che poi iniziano un processo che può continuare. Io direi che potrebbero essere dei momenti in cui uno può portare i tasselli. Sì, sì, sì. Certo. E poi il lavoro continuativo si fa in via telematica. Guardate che la volontà... Non possono toccarci sul libero arbitrio. Ah, no, infatti, così. Anche Italo l'ha detto sui popoli. Cioè, no, è una legge universale. Quindi basta che noi ci mettiamo a lavorare con alla costruzione e soprattutto per il bene tuo, non per il bene mio, per il bene tuo. Cioè io devo lavorare. Oggi venivo qua con il mio collega e dicevo, io devo mettere anche in conto che tu, come tutti i cambiamenti, personalmente devo andare incontro a dei problemi. Quindi ho già messo in conto che magari, perché mia moglie non è. Scusa. 5 minuti, dai. Dai, 5 minuti. No, dai, ascoltaci. Lì ci vuole dire qualcosa. No, ci dispiace perché... In realtà, quello che volevo dire è che si parla molto del numero 8. E io trovo fondamentale il numero 7, che non so se qualcuno di voi si ricorda. Accenna un attimo. Ma nel numero 7 parla dei... praticamente parla dei valori, i valori, le virtù, dei valori fondanti della convivenza umana. Ok, sarò brevissimo, cinque minuti. Il mio punto di partenza è: qual è lo strumento fondamentale attraverso il quale la Matrix ci mantiene sudditi invece che individui sovrani? Ci avete mai pensato? È la paura. È la paura, ma ce n'è ancora, c'è qualcosa di ancora più fondamentale, è la nostra coscienza. Noi abbiamo qualunque input che arriva dall'esterno, tutti i discorsi, qui parliamo di libero arbitrio. Ma cos'è il libero arbitrio? Come fa a essere libero? Nessuno di noi è libero, non siamo dei sudditi perché nella nostra
Cioè, il meccanismo attraverso il quale noi agiamo è un input esterno. Questo input noi lo incanaliamo, lo elaboriamo, sentiamo delle emozioni, le emozioni ci spingono a fare delle azioni, queste azioni qui determinano il nostro destino. Questo meccanismo. Ma dov'è che noi, che come facciamo a interpretare quello che succede fuori? Lo facciamo attraverso il meccanismo che abbiamo dentro, che è fondamentalmente la nostra coscienza. E questo sistema di filtri, di valutazioni di quello che è giusto, di quello che è sbagliato, dov'è che trova le sue fondamenta? Nell'educazione che abbiamo ricevuto. La cultura. Certo. Da quando addirittura eravamo nel ventre di nostra madre. Tutto quello che è successo dopo, i primi anni. Datemi un bambino per 7 anni, fino a 7 anni, e sarà un gesuita per sempre. Questo qui lo dicono i gesuiti. Sì, sì, cosa sì. Vuol dire? Quindi dov'è il libero arbitrio dopo che hai compiuto, dopo i 7 anni? Sei un gesuita per sempre, il libero arbitrio quello? No, vuol dire che il condizionamento che hai avuto in quel periodo della tua vita è così fondamentale che non si scappa, che sarai quello per sempre. Allora, io vedo tantissimo interesse e entusiasmo per la sovranità individuale quando è proiettata fuori, perché quando è proiettata fuori posso indicare il colpevole, eccoli lì, i cattivi, gli usurpatori. Mentre invece cala drammaticamente l'entusiasmo quando si affronta il discorso, appunto, della, un discorso come questo, dove io dico, ok, prima di poter esercitare il tuo libero arbitrio, devi trovare dello spazio di libertà dentro, dopo potrai esercitare. Quindi parti da dove bisogna partire, e bisogna partire da questi condizionamenti che ci hanno, che hanno creato questa personalità. Allora, noi abbiamo dei bisogni, come umani questi bisogni sono stati utilizzati per creare degli individui che non sono sovrani, ma per creare dei sudditi. Quindi il lavoro fondamentale è, il primo, è scoprire dentro di me cos'è che mi spinge oggi a venire qui invece che andare a giocare a carte al bar o a guardare il motociclismo. No, ho scelto di dedicare, ci ho messo dei soldi per la benzina, ci ho messo del tempo per venire qui, e cos'è che mi porta qui? Allora, per essere in grado di fare un certo tipo di scelte e non altre, bisogna che io conosca meglio me stesso, bisogna che conosca meglio quali sono i miei bisogni veri, fondamentali, cosa ne voglio fare di questa vita. Ho letto ieri una cosa di Thoreau che diceva che la maggior parte dell'umanità arriva alla tomba senza aver cantato la propria canzone. Sì, sì. E lui ha detto, ah no, non Mario, talè, eccolo qua. Ma come si fa a scoprire i propri talenti? Bisogna, vabbè, con i bambini possiamo immaginare, eccetera, ma noi adesso, se non li abbiamo ancora espressi, dove la troviamo il senso di questa vita qui? Andiamo a cercarla nel posto giusto. Allora io dico, il posto giusto è dentro. Cosa vuol dire andare dentro? Perché di stimoli, se io voglio trovare, cioè, se parlo di sovranità individuale riferita all'esterno, internet è una miniera grandissima, ma se voglio andare, cominciare ad andare dentro, come si fa? Io mi sono posto questo problema, qual è il punto? E mi sono dato questa risposta qui. Allora, l'ho anche scritto su un post che però non ha avuto un gran numero di lettori. Allora lo ridico qui e voglio, è diventato un po' il mio leitmotiv. Allora, secondo me i time changers approfittano di riunioni come questa, anzi no, le fanno apposta, su un tema in cui parlano di se stessi, in cui tirano fuori dove vorrebbero arrivare, cos'è che non va nella propria vita, qual è il punto, cosa gli preme, cos'è che dà significato alla mia vita. Allora, condividendo questo tipo di argomentazioni, che di solito non si fanno al bar, quindi non si fanno perché c'è l'intimità, cioè, ci sono tutta una serie di fattori dietro per cui non si condivide a questo livello,
Invece se noi proprio creiamo, ci ritroviamo sì, ogni tanto e facciamo questo lavoro, e qui comincia a raffinarsi l'oro. E c'è qualcuno che ci ha già lavorato, che ne sa un po' di più, allora può, si comincia con una meditazione, ciascuno, voi che ci sono diverse esperienze di meditazione, ci sono diversi livelli di conoscenza, poi si condivide, si va. Ecco, e da qui parte quella macchia d'olio, cioè, quindi questa si espande la consapevolezza di quello che ci fa muovere e decidere nella nostra vita, di quello che vogliamo veramente. Vogliamo essere degli individui sovrani, vogliamo rivendicare contro lo Stato, eccetera. Per farlo, per farlo in maniera intelligente, bisogna essere consapevoli di cosa ci muove, di cosa ci spinge e delle motivazioni che ci sono dietro. Delle relazioni, si migliorano le relazioni, perché in fin dei conti essere umani vuol dire relazionarsi, vuol dire scambiare, e quindi ci vediamo il nostro ego, le nostre personalità, le nostre eccetera eccetera eccetera. Ecco, quindi ho finito con altrimenti 20 minuti e scappo. Ti ringraziamo molto, perché la proposta che io voglio portare avanti è che nell'ambito delle isole, perché territoriale, perché vedendoci di persona secondo me ha più forza la cosa che non farlo su internet. Poi possiamo farlo quando ci conosciamo, possiamo dire stasera ci troviamo su Skype, ma quindi io sono per il contatto fisico, per incontrarsi. Sono dei posti come questo, ce ne sono tanti altri dove possiamo dire ok, quel pomeriggio lì ci divertiamo con un tè e apriamo il cuore.